Non sono scomparso. Sono solo passato nella stanza accanto. Sì, lo so, è difficile comprenderlo. Anch'io credevo che fosse difficile. E invece è più facile di quanto io pensassi. Ma sai qual è la cosa buffa? È che non ho mai perso, neanche un solo istante, la mia coscienza del sé. Vedi, ho chiuso gli occhi. Mi sono accorto che non respiravo più. Ma allo stesso tempo mi accorgevo di staccarmi, come se avessi sempre avuto un altro corpo senza saperlo. E cominciavo a fluttuare e ti vedevo che piangevi di fianco a me. E io mi guardavo altrove e vedevo persone, amici, che tu hai conosciuto insieme a me. Vedevo luci, vedevo e sentivo tanto amore. Non avevo paura di nulla. Anzi, dicevo, adesso sto bene, non soffro più. Ma mi domandavo, come faccio a informarlo? Come faccio a dirglielo? Come faccio? E allora si è avvicinato un angelo, non lo so, una persona meravigliosa che non conoscevo, e con la mente mi diceva, è lei che ci deve credere. Tu fai il possibile, stalle vicino, ma è lei che ci deve credere. Allora vedrai che il momento in cui ci crederà aprirà un canale con te speciale, un canale unico, dove tu potrai dialogare continuamente in questo non tempo nel suo tempo, in questo non spazio nel suo spazio, e lei si sentirà sempre, sempre più felice e avvertirà la tua presenza in ogni momento. No, ti prego, non piangere. Sono passato solamente nella stanza accanto. So che devo partire da qua, ma mi hanno lasciato un po' per coccolarti, per farti capire che ci sono, che non sono sparito. Ho trovato tutti, sai, anche i nostri cagnolini, i nostri gatti. Sono qui, stanno benissimo, sono tanto felici. E pensa che la cosa buffa è che capisco quello che mi dicono. È incredibile. Oh, che mondo meraviglioso. Sai, forse adesso posso dire che il vero mondo è questo, non quell'altro. Che buffo. Finché respiravo, credevo che l'unico mondo fosse quello. E avevo il terrore di andar via. E invece non è così. È meraviglioso. Ti prego, non piangere. Anzi, in un non tempo, io so che ti vedrò tra pochissimo. Buonasera a tutti, come state? Anche se non sembra, per me oggi è una giornata molto importante, molto, lo spero che sia anche per voi, per tutti voi. D'altronde anche numericamente non mi dispiace questo 23-1-23. 23, 1, unità, 23. E questo momento che ho atteso da parecchio avrà voi come testimoni e magari tutti quelli che poi prossimamente, perché ovviamente questo video rimarrà sul mio canale YouTube, che potranno andarlo a vedere. Una premessa, oggi è io contro tutti, non rispondo, lo dico subito, non rispondo a questioni negative. Le questioni negative io stasera non le tratto, ok? Con questo non vuol dire che non esistono, ma io oggi non le faccio entrare neanche verbalmente. Non mi interessano le domande negative, entità negative, il male, no. Io oggi parlo di luce, oggi io parlo di amore, oggi parlo di vita dopo la vita. Non pronuncerò mai la parola morte. Da adesso in poi la parola si chiama porta, porta di accesso. Porta di accesso non lassù nei cieli, ma qui in un'altra dimensione, qui intorno a noi. Questa sera accadrà qualcosa di pazzesco e voglio rendervi partecipi. Chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è. Chi c'è potrà raccontarlo e potrà, come dire, poi andare a cercare la sua verità. Perché? Perché io vi dico la mia verità è basata su una ricerca costante, incessante, infaticabile, basata su prove empiriche sulle quali io poi costruisco le mie comunicazioni. Qual è il mio compito? Comunicarvi.
Qual è il mio compito? Dirvi, narrarvi, ma è sempre la mia verità. O la condividete o non la condividete, ma il mio compito si ferma lì. Non ci rimango male se voi non ci credete, per nulla. Ma anche allo stesso modo sarò felice se saprete condividere la mia gioia e le mie certezze. Questo senz'altro. Io sono peggio di San Tommaso, ve l'assicuro. E c'è anche un'altra regola. Le cose arrivano quando devono arrivare, né prima né dopo. E questo riguarda tutti quanti voi. Ricordatevelo bene. Adesso è una serata molto speciale. Prima di passare alle domande e le risposte che comunque fanno parte di questa serata, come ho annunciato più volte, ho il piacere di introdurre una persona che fa parte della mia avventura da poco tempo, ma che starà al mio fianco e al nostro fianco di chi vorrà farlo per molto tempo, con un compito veramente molto molto importante. Sono tanti anni che l'aspettavo, la cercavo ed è arrivata. Me l'hanno portata, me l'hanno consegnata, forse direi me l'hanno affidata, perché nulla accade per caso. E il compito è quello di non aver paura, di avere fiducia e di fare questa nostra vita, questa nostra esperienza terrena nel migliore dei modi, rapportato a quello che ci attende dopo. Perché il dopo è una destinazione che ci accomuna tutti e che non ha nulla di tetro, non ha nulla di terribile, è solamente un altro stato di vita. Il nulla diventa da questa parte purtroppo una tragedia, un dolore, l'assenza fisica soprattutto, che comunque in parte si può ovviare con una capacità vostra di contatto, di elevazione, di comunicazione, di interpretazione, di sincronicità e di tutto quello che ne viene dietro. Questo è molto importante che voi lo sappiate. Vi prego di non farmi domande inerenti il marito, la moglie, la situazione. Cercate di farmi delle domande conoscitive o scettiche o interpretative, ma che siano sempre nell'ambito del tema di stasera, che è la vita dopo la vita, comunemente chiamata l'aldilà. Allora attenzione, adesso io ho anche degli ospiti che stanno per entrare in stanza, come si dice, sono delle persone come voi che io ho chiamato per testimoniare quella persona che poi a un certo punto vi presenterò. Questa sera è la prima volta che la presento, perché mi conosce da tanti anni, ho indagato con tante persone anche molto note, e questa persona arriva così all'improvviso nella mia vita, ma era tutto predestinato, era tutto previsto. È una ragazza che ha 44 anni, che fa una vita umilissima, è una persona che non ha studiato, ma è un mezzo di una potenza inaudita che va oltre quello che io potessi immaginare. Allora, in attesa che arrivi Ilaria, vorrei invitare in stanza Silvia, che vedo che è arrivata, quindi me la puoi mettere in diretta con me. Ciao Silvia, ben arrivata, saluta tutti i nostri partecipanti a questo nostro webinar. Ciao Marco, buonasera a tutti quanti. Ok, Silvia, due parole su chi è una mia, corsista, lettrice, che da buona scettica ha fatto anche lei le sue ricerche, ha fatto le sue, attività, anche perché ha avuto, come spesso succede, una molla di partenza che è stata la perdita di una persona a me carissima, che 3 mesi che è partita e questa è stata la molla che ha fatto scattare tutto, che poi con il corso che abbiamo fatto a Treviso, come ti ho scritto Marco, da lì tutto è iniziato, perché tutto è cambiato. Sì, perché in questo corso io tengo dei corsi di attitudine, di tecniche di contatto. Se volete saperne di più andate sul mio sito Ale, mettilo in sovrapprensione, marcocesaticassin.it, e lì potrete vedere tutti gli appuntamenti, o .com, vedrete tutti gli appuntamenti che terrò live
per queste tecniche di contatto. Roma, Parma, Treviso, ne faccio un po' in giro continuamente, quindi a numero chiuso, quindi chi c'è c'è. E Silvia, io ti ho praticamente un po' utilizzata per farmi da test di questa persona, perché ovviamente prima di annunciarla avevo bisogno di avere certe sicurezze, certezze sulla sua attendibilità e capacità. E so che tu l'hai appena vista e sentita e vorresti condividere con noi quello che è accaduto molto brevemente, mi pare ieri sera. Esatto Marco, ieri sera mi sono sentita con lei e è stato qualcosa di straordinario, nel senso che non sapevamo chi fossimo, io, lei, io, però lei sapeva già tutto di me, perché lei mi ha detto sì, quando mi ha detto il tuo nome io ho già cominciato a visualizzarti, a vederti, vedere, ma non solo me, tutta la famiglia, che poi la cosa bella è che per lei la famiglia non è la famiglia di qua. È la famiglia di qua e di là, tutta. Perché una cosa bellissima che ieri sera mi ha detto, la fa, per me Silvia non c'è un di qua, un di là, è un tutt'uno. È come il ghiaccio, l'acqua e il vapore acqueo. È solo in forma diversa, ma alla fine nessuno si sposta. Rimaniamo tutti dove siamo sempre stati, in un certo senso. E Marco, io c'avevo tutte le mie credenze, che però io purtroppo come continuano a sgridarmi anche Monica e le altre ragazze del tuo team che mi stanno aiutando in questo percorso, che io cerco sempre di ragionare, no? Come dire, io cerco la prova. No, ma me la sto cantando, me la sto suonando, me la sto inventando io sta cosa. E invece ieri sera la Sonia mi ha dato un sacco di conferme su tante cose che io ci speravo, ma però mi mancava l'ora della prova. E soprattutto quando è arrivata a dirmi dello stato di salute di alcuni familiari miei, che io in quel momento manco ci stavo pensando a loro, come dire, erano completamente lontanamente fuori dalla mia testa, perché concettualmente io nell'incontro di ieri sera volevo parlare con questa mia persona cara che da poco è andata di là, è arrivato anche lui. Ci siamo dette le nostre parole, ma poi la cosa è spaziata a 360 gradi. Per insistere sul concetto che non c'è un di qua, un di là, in realtà, è un tutt'uno. È che siamo noi che siamo ciechi in un certo senso, e che se riuscissimo effettivamente a vedere e ascoltare, ci accorgeremo che alla fine Certo. nessuno è così lontano. Quindi possiamo ammettere che questa persona ha dei doni al di fuori del comune, ma anche, diciamo, delle normali medium Ah, canalizzatrici. È una assolutamente sì. persona che va oltre e questi doni sono numerosi. Uno, quello che avete appena sentito, è quello proprio della capacità di vedere sia i vivi che quelli dall'altra parte contemporaneamente. Oppure i vivi che stanno per andarsene, oppure un'altra capacità indiretta, senza vedere la persona, è addirittura quella di vedere lo stato di salute, quindi osservare tutti gli organi e come stanno e come vanno. Quindi qui stiamo parlando di oltre quello che noi possiamo immaginare. E non vi ho detto ancora niente, ok? Dico bene, Silvia? Assolutamente sì. Ieri sera mi ha fatto una diagnosi di un mio parente che io conosco, so, e ci ha azzeccato organo per organo, nel vero senso della parola. Come se l'avesse avuto davanti, le avesse avuto le lastre, le avesse fatto l'TAC, le analisi del sangue e me l'ha praticamente diagnosticato da testa a piedi e ce le ha azzeccate tutte, non ne ha sbagliata una. Ok, grazie Silvia. Allora salutiamo Silvia per questo suo breve intervento e facciamo entrare in Ciao stanza Ilaria. Ciao Silvia, grazie. Eccola qua. Ciao Ilaria, Marco. ben Ciao, trovata. buonasera a tutti. Ok, Ilaria è, come io chiamo, una mamma orfana e proprio in questi giorni cade l'anniversario di quello che è accaduto, che adesso spiegherà brevemente Ilaria, esattamente un anno fa alla sua unica figlia Martina. Vai. E niente, un anno fa Martina ha avuto un incidente stradale e insieme a lei se n'è andata altri due ragazzi e niente, da allora i primi mesi sono stati
Veramente non lo ricordo neanche. Poi ho chiamato Marco dopo 4 mesi, disperata, e lui è arrivato subito il giorno dopo, mi ricordo, e mi ha mostrato cose che sinceramente non pensavo ci fossero. E quindi hai iniziato una ricerca molto meticolosa e hai, diciamo, trovato Martina, che ha cominciato a comunicare con te. Sì, Martina ha iniziato a comunicare con me dopo 6 mesi. E io li chiamo doni e regali, perché questo sono iniziati con i cuori. Cuori ovunque, piume ovunque, cioè io non ho mai visto così tanti cuori e piume in tutta la mia vita, cioè proprio e dove mi giravo ci trovavo un cuore. E dopodiché sono subentrati, come ben sai, altre cose. Quindi, insomma, anche sotto tuo Diciamo che hai controllo. fatto delle tecniche di contatto un pochino più fisiche e energeticamente Martina è arrivata e ha cominciato a comunicare, ma l'aspetto importante di questa comunicazione era che proprio era lei. Tu ti sei accorta che era lei con la sua personalità, il suo modo di rispondere, le sue parole. Assolutamente, assolutamente. E il suo carattere, cioè proprio il suo. Cioè, ma ha mantenuto il suo carattere e quindi io l'ho riconosciuta subito, che era lei, in Quindi anche le questi sue battute, il contatti. suo modo di rispondere. Sì, ma cose che potevamo sapere solo noi. Quindi sono cose talmente tangibili, comunque, dei riscontri talmente forti che non si possono, cioè non. Ecco, per esempio, a livello di riscontri, Ilaria, quella bellissima storia della collana attaccata al muro, che Sì. poi ha avuto un proseguito dopo che. Quindi racconta la prima parte, che un giorno tu hai trovato. No, diciamo che ho iniziato 10 giorni prima e pregavo Martina tutti i giorni di girarmi la sua collana che io ho appeso nell'applique della lampada di fianco al mio letto. E insomma, io per 10 giorni ho pregato, dicevo Martina, girami quella collana, giramela. E una giornata, oltretutto, su quel comodino, anche Google Home. Ha iniziato, diciamo, un po' a impazzire. È come se mi avesse richiamato, no, l'attenzione. Io sono andata lì, ho guardato la collana, era girata. Quindi, insomma, subito anche io ho iniziato a indagare, insomma, che nessuno fosse andato accanto alla collana di Martina, perché la prima cosa che ti viene in mente è chiedere, no? Sì, Per vabbè, non è che in casa assicurarti. tua abitano un esercito di persone. Hai chiesto ai tuoi genitori No, se ai per miei caso hanno fatto genitori. questo gesto insensato di girare una collana attaccata a un muro che non ha nessun senso. No, E invece è stata infatti. Esatto. lei, perché tu a un certo punto gliel'hai chiesto, sei stata tu? E Sì, lei gliel'ho ti ha detto chiesto di e lei me sì. l'ha confermato. E poi tu Sì. cosa Se gli hai chiesto? mi poteva girare anche la mia di collana, E lei che non cosa ti è ha quella risposto? sua. No. E qua viene fuori il carattere di Martina. Cioè, proprio. No, come dici tu, probabilmente lei questa cosa qui non la può fare in questo momento. Esatto, anche perché tu sai bene che ci sono certe cose che può dire e fare, altre no. Una bellissima Esatto. domanda che tu le hai fatto e la risposta è stata stupenda, la lascio in bocca a te, è stata quando tu le hai chiesto che cosa fa tutto il giorno lì. Amo. Questa è stata la sua risposta. Amo. Ha detto solamente amo. Amo, sì. Che E è una cosa. ovviamente ti ha detto che lei ti vede in ogni momento. Ma lei è sempre con me. È sempre con te, ti vede in ogni momento. Esatto. Ok, tra l'altro, siccome lei se n'è andata in un incidente dove c'erano anche due ragazzi, Sì. giusto? Sì. E Tu le hai chiesto a un certo punto se quei due ragazzi erano lì con lei. E lei cosa mi ha ti ha detto di risposto? no. Che non erano lì, ma che l'avresti? E che si sarebbero incontrati alla veglia, perché era Perché lo stata. stesso giorno tu avevi una veglia di ricordo a un anno esatto, questo è successo Esatto. praticamente una manciata di giorni fa. Come dire, Esatto. avevano un appuntamento, in quel momento non erano lì, ma avevano un appuntamento per la veglia, dove si sono ritrovati tutti gli amici di Esatto. questi ragazzi e hanno fatto una bellissima cerimonia, giusto? Sì, si sono dati appuntamento là. Infatti, lei mi ha confermato che si sarebbero visti là. Ok, perfetto. Allora, a questo punto.
Parlami un momento del contatto che hai avuto con questa ragazza che sta per entrare in studio, che sto per presentare. Allora, dammi solamente anche tu qualche segnale, di dato che hai conosciuto anche altre medium, tutte brave ragazze, tutte a posto, ma lei ha qualcosa in più, giusto? Lei ha qualcosa in più. Che cosa è successo? Dimmi un aneddoto particolare di quando hai parlato con questa ragazza. Beh, innanzitutto mi ha descritto Martina, che non è una cosa da poco, perché lei comunque non poteva sapere com'era fisicamente, cioè com'è fisicamente Martina. Certo. Quindi me l'ha descritta. E comunque io ho avuto riscontri anche sul fatto che gli avevo chiesto se era lì con una bambina. Perché come tu ben sai, io ho fatto una fotografia dove Martina c'era il suo viso di fianco al viso di una bambina. E infatti mi è stato confermato che Martina è con questa bambina. Okay. Che è venuta a mancare per una grave, cioè una leucemia. E quindi tua figlia era in compagnia di questa bambina? Sì, di una bambina di 3-4 anni, e questo dimostra anche la cosa. Questa ragazza l'aveva visto. Esatto. E poi, cosa che non poteva sapere. E poi le è apparsa a un certo punto sorridendo e facendole vedere che cosa? Un braccialetto. Il braccialetto, che braccialetto è? Questo braccialetto è un braccialetto di Pandora, se, cioè diciamo, vabbè, anche la marca, però era il braccialetto che avevo regalato a Martina, che aveva sul giorno dell'incidente e che io da quel giorno ce l'ho sempre, ce lo indosso io. Scusa, lo puoi far vedere? Sì, certo. Adesso ne ho due, però è questo. Questo qua. Ok, quindi tu ovviamente non ti facevi vedere da questa ragazza, ma eri al telefono. Ma assolutamente. E questa ragazza che cosa ti dice? Che Martina le faceva vedere questo braccialetto. Cioè Martina nell'altra dimensione aveva quel braccialetto che è addosso tu. Esatto, lei ce l'ha. E l'ha fatto vedere a questa ragazza, tutta Esatto. completa. Cosa quindi che non poteva assolutamente. Di qua ce l'ha anche lei di là. Esatto, cosa che non poteva assolutamente sapere. E questa è una cosa, cioè, tangibile, cioè non. Ilaria, in tutta questa tragedia che tu stai vivendo, ritieni che tutto quello che hai vissuto sia una forza, sia un aiuto, sia una medicina indispensabile per poter resistere a questo impatto terribile? Sì, assolutamente. Io infatti chiedo a Martina tutti i giorni comunque di farsi sentire, o comunque di mandarmi i suoi bellissimi regali, che sono cuori, o comunque anche sentirla, perché comunque io la sento. La sento con dei brividi, non i brividi di freddo, sono i brividi delle emozioni, come sai bene, quando, non so, ascolti una canzone e ti viene un brivido, no? Un'emozione. Ecco, Martina si manifesta così. E in tanti altri modi. Io Certo. comunque sento, lei è sempre con me. Ok, io penso a tutti e 500 e oltre che siamo, partecipiamo a questo tuo dolore e ti ringraziamo di questa bellissima testimonianza. Grazie a te, E Marco. quindi Ale, lasciamo sfumare Ilaria, ciao Ilaria, e facciamo entrare finalmente questa ragazza che si chiama Sonia, Sonia Galbano. Sonia, ci sei? Fatti vedere per piacere. Eccola qua. Ciao Sonia, come stai? Bene, Bene. non ti emozionare, tranquilla. So che hai pochi minuti perché stai lavorando e quindi Sonia è una cuoca e quindi deve tornare a lavorare. E quindi io ti ho rubata proprio al tuo mestiere, anche se so che grazie alle mie insistenze lo stai lasciando, permettiti a disposizione di chi ha bisogno, ripeto, chi ha bisogno. Senti Sonia, qualche domanda. Mi vuoi dire innanzitutto da quand'è che tu hai questi doni? Da quanti anni avevi? Quando ho compiuto 33 anni. Wow, 33 anni, che è l'età cristica così chiamata, e Sì. questo è un punto molto importante, anche perché io lo so che adesso dico delle cose forti e come ho già ripetuto e lo ripeto ancora adesso, non mi interessa se non mi credete, non mi interessa. Ho già visto qualche battutina che è scorsa nelle cose delle cose, non ci faccio neanche caso perché ci sono sempre i leoni tastiera che fanno i furbacchioni, non mi interessa, io vado avanti per la mia strada. Allora, dovete sapere che nei tentativi di connessione che sono arrivati regolarmente, per la prima volta in 30 anni, ripeto, per la prima volta in 30 anni è venuto Gesù. E
E quando è venuto Gesù io non sapevo neanche più cosa parlare, cosa dire, ero completamente inebetito e come vedete non ho grandi problemi di comunicazione. E Sonia ha detto, ma io con Gesù ci parlo spesso e guarda caso il suo dono è arrivato a 33 anni. Non solo, ma vi posso assicurare che lei è protetta da Gesù, nel senso che Gesù si occupa di lei e me l'ha proprio donata come un qualcosa di un progetto, un qualcosa che deve essere assolutamente attuato. Quindi Gesù è parte integrante della vita di Sonia. Sonia, se io dovessi chiederti perché secondo te la gente ha paura di questo al di là famoso oppure perché non crede nell'al di là, tu che risposta daresti? Perché la gente crede solo a quello che vede. Brava, ottimo. E secondo te che cosa possono fare queste persone per poter cominciare a credere e avere un pochino più di pace in questo pensiero? Cominciare a credere dipende dalle persone, perché tante volte le persone proprio non vogliono vedere, vogliono rimanere nell'ignoranza. Diciamo che quelli che si mettono qualche domanda e sono curiosi, basta che si connettano con se stessi. Ok, che non è una cosa semplice. Sonia, tu lo so che tu non sei andata avanti con gli studi, quindi non sei una persona così chiamata acculturata, istruita. Tu, il tuo sapere molto spesso ti viene dato appunto da questi maestri. Sì. Tu mi hai detto, innanzitutto, tu hai una capacità che ti viene data, che è quella di vedere simultaneamente ciò che accade, sia di qua che di là. Abbiamo avuto appena adesso una testimonianza di Silvia che ha raccontato che tu hai detto di alcuni suoi parenti, adesso per privacy ovviamente non andiamo avanti, ma hai detto queste cose, quindi tu vedevi sia l'entità parenti di Silvia da questa parte, ma anche i parenti di Silvia da quest'altra. Sì, Questa è perché una vedo visione comune che hai, che ti capita spesso? sempre, vedo sia i vivi che quelli che sono di là, perché sono sempre vivi anche di là. Ok, quindi a seconda dello stato in cui si trovano. Sì. E le informazioni che tu ricevi sono sempre rivolte al bene, all'aiuto delle persone? Ovviamente, sempre per il bene, ma non sempre hanno le risposte che vogliono Certo. sentirsi dire. Esatto, bravissima. Non sempre risposte che hanno di sentirsi dire. Senti, Sonia, tu mi hai detto anche delle altre cose. È come se ti si squarciasse davanti a te il cielo o il cervello e cominciassero a entrare entità anche famose, conosciute, che utilizzano la tua capacità per comunicarti cose importanti. Anche Sì. qui, mi vuoi dare un aneddoto di chi potrebbe arrivare o chi è arrivato a comunicarti cose importanti con le quali tu puoi, come dire, costruire un discorso utile all'umanità? Fammi un esempio. Beh, quello che vengono spesso ultimamente è Gustavo Roll, E con Gustavo Saint-Germain. Roll di cosa parli? Ti metti Ah, a parlare della quinta nota, il colore verde? no, parliamo di tecnologie nuove, evolutive, parliamo di formule matematiche insieme a Einstein per migliorare comunque la vita e riuscire a riequilibrare in modo le persone senza andare a usare, insomma, non si può dire, comunque va Certo, bene. abbiamo capito. Però Tu, sì. un'altra cosa che mi hai detto che mi ha molto sconvolto è che tu ritieni di avere dei frammenti di anima di persone molto conosciute. Tutti abbiamo dei frammenti di anima e sono delle memorie che abbiamo sulla pelle. Ah, molto interessante. Qui sarei a parlare Traspaiono con nella te. pelle perché sono nel DNA, Allora, nei nostri 13 filamenti. e questo dovremmo passare 20 minuti a spiegarlo. Allora, innanzitutto mi fermo un secondo perché adesso sta per fare una bella rivelazione, quindi mi fermo un attimo per dirvi che Sonia sarà con me ai corsi che vedrete nel mio sito marcocesaticassin.com, ma sarà presente soprattutto al mio corso online La Formula di Dio, che terrò online il prossimo 25 e 26 febbraio. E proprio per invitarvi a venire, già non costa niente ed è un lavoro con sacrifici pazzeschi, però a chi si iscrive entro venerdì andando sul mio sito
troverà uno sconto del 10% da applicare, che è quella formula che vedete sotto, FM Firenze Milano Domodossola Domodossola 11, mettendolo nello spazietto e avrete il 10%. Costa veramente poco, è tutto interamente registrato e io starò con Sonia del gran tempo per farvi delle rivelazioni veramente molto potenti. Ovviamente non ci sarà solamente lei, ci sarà anche l'ingegner Giovanni Vota, ci sarà Manuela Pompas, dottor Massimo Citro, ci saranno tante persone. È un evento straordinario che non potete mancare. Andate sul mio sito e iscrivetevi, lo trovate subito. Lo dico adesso e lo dico alla fine e basta. È un evento stratosferico. Riportami per piacere adesso Sonia, perché Sonia, nei Sì. frammenti che tu hai parlato, a un certo punto tu hai nominato una persona a cui io sono fortemente legato e Sì. quindi ho cominciato a dirti, farti qualche domanda. La persona è il conte Saint-Germain, che per me Sì. in questo momento ha una grandissima importanza. E io ti chiesi, e in quel momento tu avevi spalancato gli occhi, diventata un po' vitrea, ti chiesi che cosa ne era della trasformazione alchemica del corpo cosciente, che è praticamente il corpo che noi dovremmo avere una volta che abbiamo lasciato il corpo fisico, come se ci Sì. fosse una rivelazione su quello che è la sopravvivenza del corpo fisico in confronto al corpo cosciente, di cui Saint-Germain è proprio il custode, il latore di questa legge importantissima. Vai. Beh, non solo. Allora, di solito il quattordicesimo filamento si attiva quando uno sta per morire. Invece, Saint-Germain, come tutti quelli che sono ascesi, lo hanno attivato prima e lo hanno attivato con tutto il corpo. Quindi Ok. cosa significa? Significa che sì, il corpo è materiale in questa vibrazione, ma se anima e corpo si uniscono, le vibrazioni diventano uguali, materiali e immateriali, in uno stato che quando si è di là non si è immateriali. Sei sempre materiali, ma è come i tre stadi dell'acqua, del ghiaccio e del vapore. Noi di là siamo la consistenza dell'acqua. Quindi tu mi stai dicendo che potremmo essere anche in tutte e due le parti, o siamo o acqua o gas, per dire? Noi potremmo essere ovunque. E questo secondo te potrebbe essere. Perché la materia non è fissa. La materia è vibrazione, è in continuo movimento. Ok, abbiamo capito. Noi faremo degli incontri molto importanti davanti a tante persone. Cercheremo di aiutare tutti il più possibile. Vi ricordo che io sono anche su Telegram, canale pubblico. Iscrivetevi tutte le mattine, mando un vocale alle ore 7. Marco Cesati Cassin, Telegram, canale pubblico. E adesso Sonia, due parole su chi è. Sonia è una ragazza normalissima che deve mantenere una famiglia di numerose femmine, perché così il destino ha deciso. E che grazie alle mie insistenze ha, diciamo, deciso di dare le dimissioni da questo lavoro col quale lei sostiene la sua famiglia, per mettersi a disposizione di voi. Ovviamente potete immaginare con l'attesa, la pazienza e quello che ne viene. Adesso io tra poco vi darò un numero di telefono per contattare una persona che è incaricata di gestire l'appuntamento di Sonia, perché ve lo dico francamente, Sonia è una persona perennemente connessa, perennemente, ci sta bene, non soffre, è un dono di Dio prezioso che deve essere assolutamente difeso e custodito, ma soprattutto non ha né il tempo né la voglia di stare a organizzarsi un'agenda. Quindi noi abbiamo creato una sorta di filtro dove prendiamo gli appuntamenti a seconda delle disponibilità che Sonia ci ha dato e diamo poi l'orario. È ovvio che chi quel momento non può venire fa il giro dell'oca e va da capo, perché ci sarà una fila d'attesa pazzesca e quindi mi spiace, non può. Ma quello che io vi invito, vi prego, vi supplico, e questo che sia ben chiaro lo dirà anche Sonia, che Sonia non può essere una persona che viene a canalizzarvi per dirvi se uno vincerà la lotteria o passerà l'esame o comprerà la casa. Non dobbiamo arrivare
a scendere a queste questioni, a meno che non siano questioni di salute importanti, fattori determinanti, allora sì, ma per piacere non scendete a questo, cercate di elevarvi, cercate di fare questa connessione per capire, per togliere ogni dubbio della certezza dell'esistenza di una vita dopo la vita. Lei è il mezzo, lei mi è stata portata per questo. Io non so quanti di voi erano presenti quando io dissi 2 anni fa che avevo intenzione di aprire un centro mondiale di ricerca, di prove della vita dopo la vita, che ce l'ho qua. E io qualche mese fa, così vi dico come è arrivato tutto, qualche mese fa dissi: ma io sono mica Brian Weiss, io non sono mica il miliardario, come faccio a tenere, a fare un'operazione del genere? Avrei bisogno di una persona speciale che venga al mio fianco per portare avanti questo progetto, una persona che sia incredibile, e me l'hanno portata, è arrivata. Allo stesso modo Sonia stava cercando qualcuno che la tirasse fuori da questa situazione e che mettesse in pratica tutto questo, e ha detto: oh, è arrivato. Dico bene, Sonia, che è accaduto così? Sì, perfetto. Sì. Quindi ci siamo messi insieme e abbiamo un progetto meraviglioso, mondiale, mondiale. E quindi io vi invito, per piacere, a non sprecare questo contatto che avrete con questo dono di Dio per sapere se passo un esame o che cavolo ne so. Cercate di elevarvi. Questo è l'invito che io vi do. Elevatevi. È importantissimo questo, fondamentale. Sì. Anche perché, Sonia, e questo vorrei che lo dicessi tu, che tu le cose le puoi dire solo se te le dicono. Dico bene? Sì, allora, sì, anche questo. Comunque seleziono. Ma purtroppo è ogni cosa che mi viene chiesta e me lo dicono. Questo qui è il mio disagio, però ho imparato a selezionare le priorità. Nel senso che mi sembra giusto aiutare veramente chi con il cuore, in modo vero, chi veramente ha bisogno, perché il fatto se uno trova un fidanzato, se uno vince la lotteria, se uno trova il lavoro, quello lì non è, è una cosa che con la volontà di un essere umano si può fare. Invece altre cose c'è bisogno, per la salute c'è bisogno. Sonia, poi hai anche un dono di guarigione, tu fai le segnature, giusto? Sì. Quindi vedo, fare con un'energia che va oltre, ovviamente. vedo tutto il corpo dentro le persone, quindi riesco a vedere sia la genetica che quello di cui soffrono, qualsiasi cosa. Ho il dono di vedere dentro il corpo delle persone e Senti, comunque le Sonia. malattie ereditarie e la genetica. Anche. Sonia, Sì. a parte che leggo, no, lei si chiama Sonia dillo tu come ti chiami, dato che Gabaldo, 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 Gabaldo. Sonia Gabaldo, ok? Non è Sì. altri tipi di Sonia, Sonia Gabaldo, è solo una coincidenza. Allora, quello che vi stavo dicendo è questo, che Sonia Gabaldo ha un dono anche di... dove le viene dato, ovviamente, dove le viene predisposto o le viene comunicato di guarire anche l'impossibile. Quando dico l'impossibile è che può succedere che certe malattie che oggi sono considerate inguaribili possano essere guarite. Dico bene, Sonia? Sì, ovviamente per intercessione. Nel senso che sì, ho avuto già delle riprove di queste cose, ho avuto delle grandi grazie, così le chiamo io, perché così le capiscono. Però sì, questo qui sì. Quindi Ok. posso dirlo perché mi è successo e ho avuto le prove io stessa. D'accordo. Ok. Senti, io credo che abbiamo detto abbastanza, quindi a questo Sì. punto io do il numero di telefono e comincia da oggi, 23123, la tua avventura, perché tu stai iniziando oggi praticamente in questo modo. Riceverete ovviamente tutte le informazioni alla risposta da questo numero. Quindi se volete segnare il numero è il seguente. 371 637 98 59. Ripeto, 371 637
9859, ultima volta 371-637-9859. Dovete mandare un WhatsApp scritto, non potete chiamare e c'è un orario per chiamare che è per scrivere, scusate, o per rispondere che è dalle 9 alle 13. Per esempio, se voi decidete di scrivere adesso, la persona incaricata vedrà i messaggi domani mattina. Punto. Riceverete la risposta con tutti i meccanismi. Ripeto, non è da trovare l'orario, non è da vedere l'agenda. È una mezz'ora, massimo 40 minuti, ovunque voi siate, ve la prendete perché non c'è cosa più importante. Punto e a capo. Ecco, vedi, quando io leggo un Angela Micheli che scrive che siete pericolosi, questo è, come dire, la conferma che non tutti siamo uguali, siamo tutti in evoluzione e bisogna assolutamente aiutare tutte le persone. Perché ognuno arriva a quello che è e a dire quello che pensa in virtù dei condizionamenti e del tipo di vita che ha fatto fino a quel momento. Non c'è niente di male, non siamo tutti sullo stesso percorso e traiettoria. D'accordo? Quindi ringrazio questa signora che ci dà dei pericolosi perché non ha capito un bel niente, ma molto probabilmente ha capito per le sue, come dire, questioni. Io adesso, Sonia, ti lascio tornare al tuo lavoro perché so che ti stanno aspettando in cucina. Se volete sapere dove sarò con Sonia, andate sul mio sito e il primo appuntamento è ovviamente alla Formula di Dio online. Grazie, Sonia. Vuoi Grazie dire qualcosa o saluti così? a te. Vi saluto, vi ringrazio, sono imbarazzata, non sono abituata, quindi sì, sono un po' impacciata nei video, però col cuore chi vuole arrivare lo aiuto veramente col cuore e con la verità. Grazie. Ok, grazie a te. Ok, allora adesso io sono pronto per rispondere alle domande. Spero che la regia abbia magari preso qualche domanda oppure me le potete passare adesso. Vediamo che cosa succede. Vedo qualche domanda. Abbiamo rubato quasi tutto il tempo, ma penso che ne valesse la pena. Casomai faremo un altro uno contro tutti. Sì, Chris chiede soldi per aiutare perché ho appena detto che rinuncia al lavoro di cuoca col quale mantiene la famiglia e quindi ha bisogno di qualche soldo. Sto parlando di qualche soldo, non sto parlando del mago Telma, ok? Però se voi arrivate a questo, nel senso che uno deve porsi il problema, se devo pagare 30-50 € e allora sì, no, vuol dire che tu non hai bisogno. Questa persona deve essere aiutata, quindi dobbiamo sostenerla, se no il suo tempo torna a far la cuoca. Mi sembra una cosa ovvia. Ti pare Chris Ule? Ripeti il numero, certo, lo ripetiamo ancora una volta. Allora, 371 637 9859. Ripeto, 637 9859. Daniela, perché si dice sono al settimo cielo? Cosa accade negli altri cieli? Grazie. Daniela, avrei bisogno di un'ora però solo per spiegarti questo. Ti posso dire che questo è il primo cielo, il secondo cielo è il bardo, Ade, Kamaloka, Purgatorio e il terzo cielo, il terzo piano è proprio il nostro paradiso, chiamato anche piano dell'illusione. Il settimo cielo, come potrai immaginare, è il ricongiungimento definitivo nella dimensione di Dio e quindi è tutto un percorso che noi facciamo. Nota da ricordare che ti posso dire in questo momento è che dal terzo cielo andando in avanti non si torna più sulla terra, quindi l'andirivieni terzo 1, terzo 1, terzo 1 a un certo punto finisce e si continua il percorso in altre dimensioni e luoghi, altri piani. Tutto questo ci è stato raccontato da un'entità di nome Frederick Myers, che è stato il fondatore della Società for Psychical Research inglese, una persona veramente molto, un presidente molto, molto a modo, molto, che ha cercato in tutti i tempi, in tutti i modi, di trovare la prova dell'esistenza dell'aldilà quando era in vita, ci è riuscito dopo, attraverso le famose corrispondenze incrociate di Frederick Myers, che durarono 31 anni, ma questa è un'altra storia, e in queste comunicazioni informò di quello che erano i sette cieli. Questo è un po'. Esistono le razze nell'altra dimensione? Assolutamente sì, ci mancherebbe altro.
non è che tutti diventiamo o neri o bianchi o gialli o di altro genere. E quello che forse voi perdete in questo passaggio è che noi non cambiamo la nostra figura, ovviamente migliorata. Ci sono nonne che appaiono cinquantenni in perfetta forma e non ottantenni ridotte, e quindi la nostra figura viene mantenuta tale. Si chiama il dono dell'ubiquità animica, ovvero l'anima che fa parte dello spirito eterno ha questo dono, chiamiamolo mistico, divino, che noi non possiamo conoscerne i meccanismi, che assume la coscienza del sé di Marco e rimane quello col suo fisico, il suo corpo e i suoi pensieri, anche se comunque dono ubiquità può anche essere altrove e avere altri tipi di persone, vite, esperienze. Altre domande? Buonasera Marco, chi è passato dall'altra parte non interrompe il suo percorso se viene chiamato spesso dai suoi cari e li vede soffrire? Assolutamente no, bellissima domanda. Oh, queste sono domande costruttive, capito? Non quelle se questo costa. Cioè, capite? Io ve lo dico perché veramente non riesco a far trasmettere la potenza di questa serata, di questa cosa, capite? È veramente importante, veramente sarà un cambio epocale, ve ne accorgerete anche voi con tutti i fatti che accadranno. Allora, sì, Graziella, la domanda è molto bella. Vuol dire che noi siamo. Adesso ho perso il filo della domanda. Me la rimetti quella di Graziella? Perché facendo che era molto articolata, molto bella. Non interrompo il suo percorso? No, nel senso che loro si dispiacciono. Tu immagina, Graziella, che sei tu che vai di là e hai i tuoi cari che piangono a dirotto. Ok, tu hai anche altro da fare, puoi essere un po' ovunque, ma ti secca che questi piangono. Perché? Perché tu fai di tutto per fargli capire che non sei andato, che non sei sparito, che non sei finito nel nulla, che sei sempre lì con la tua personalità, ma loro non ci sentono, anche perché il dolore abbassa le vibrazioni, non riesco a vedere, non riesco a intuire, non riesco a accorgermi, non riesco a essere percettivo, a vedere i segnali, le sincronicità, non ci riesco. E quindi loro se ne dispiacciono, ma non c'è un divieto, non c'è la famosa frase non si disturbano i morti, è una stupidaggine, così come l'eterno riposo, la vita continua, non c'è nessun eterno riposo, non c'è una persona che si riposa di là e stanno tutti benissimo e fanno veramente una vita meravigliosa. La figlia di Ilaria ha detto: amo, cosa fai? Amo. Quale parola più piena uno può esprimere se non questa? Capite che cosa voglio dire? Quindi la risposta, cara Graziella, è no. Se ne dispiacciono, faranno di tutto affinché se ne accorgono, ma è no. Marco, scusami, ma nell'aldilà è tutte rose e fiori. Io so che non vuoi rispondere al negativo, ma per capire se ti va di rispondere. Questo Chris Hule, già uno che si vende Chris Hule e non mette il nome e cognome, scusa Chris, a meno che tu ti chiami veramente Chris Hule, d'accordo. Certo, l'aldilà è una conseguenza dell'aldiquà. Quindi tutto quello che tu hai fatto di qua te lo porti di là. Quindi se tu sei stato un figlio di puttana di qua, tu vai di là e paghi i tuoi conti. È come tu paghi i tuoi conti che forse non sai e che tutti dovrebbero sapere. I tuoi conti tu li paghi in questo modo, lo disse Steiner nei primi del Novecento. Tu rivivrai lo spinto di chi hai spinto. Tu rivivrai lo spinto di chi hai spinto. Quindi tutte le persone che tu hai ferito, ingannato, tradito, umiliato, percosso, ucciso, seviziato, tu andrai a rivivere quello che la persona ha vissuto a causa tua. Tu pensa che cavolo di inferno ti aspetta. Tu pensa a un Hitler, tu pensa a un serial killer. Tu vai a rivivere il dolore di tutto quello che c'è intorno e lo vivi in pieno. Tu rivivrai lo spinto di chi hai spinto. Questo è quello che tu devi patire. Ma comunque sia, finito questo periodo che può durare secoli, come 8 anni, come un giorno, comunque tu andrai oltre. Comunque tu prosegui. Non esiste l'inferno eterno. Non esiste. Io quello che vi dico è perché quello che mi comunicano e mi riportano, non è che io abbia la presunzione di mettermi di fianco a religioni, dogmi, vi dicendo. Vi dico le informazioni che mi danno. Punto. Io mi sono sempre chiesta se un disincarnato si reincarna ed io mi volessi connettere con lui, lei, non potrei più farlo nel momento che in cui sia appunto reincarnato.
No, appunto, abbiamo appena parlato di questo. È una domanda che mi fanno molto spesso, ma se io vado tra 50 anni e quando ero bimba ho questo grande amore della mia nonnina, la ritrovo la mia nonnina o se è già reincarnata? No, no, assolutamente, tu la ritrovi. Vedete, l'anima ha un aspetto infinito che noi non possiamo concepire, ovvero immaginate una multifaccialità, quindi tu parli con questa persona, l'abbracci, l'annusi e lei. Non hai nessun dubbio, ma una parte di anima potrebbe essere già reincarnata, potrei andare oltre, io adesso sto parlando con voi e potrei essere anche presente in un'altra dimensione, passata, futura, universi che si sovrappongono, che ne sappiamo noi? È tutto possibile, tutto. Dobbiamo accogliere, accettare quello che la nostra mente purtroppo ci limita. Ci limita, scusate, avete appena sentito, poi andate a provare, andate a sentire una persona che senza vedervi vi scannerizza. Ma com'è possibile? Eppure accade. Quindi noi dobbiamo abituarci che tutto è possibile, nulla è impossibile. Se un'anima si reincarna, sparisce dall'altra parte, non so se mi spiego, la ritrovo, l'ho appena detto. Non mi mette le stesse domande, Alessandro, l'ho appena detto, non sparisce, ritrovi la persona che hai sempre amato. Punto e a capo. Tra l'altro vi vorrei anche dire che i tempi di reincarnazione sono più lunghi di quelli che potete immaginare, a meno che non ci siano dei disegni previsti, dei disegni specifici dove una persona si deve reincarnare in fretta perché ha un compito, si chiama destino superiore. Allora sì, le cose cambiano. Il sogno può essere realmente un punto di contatto con i nostri cari? Miriam mi appare parecchie volte. In sogno, grazie. Caro Massimo, sì, Massimo, assolutamente sì. I sogni sono i principali comunicatori. Infatti, i sogni, noi ci muoviamo nei sogni attraverso il nostro corpo eterico, che è il secondo corpo che noi abbiamo. Viene chiamato anche doppio eterico perché è identico al corpo fisico. Però sapete, i sogni noi non possiamo governarli, non li possiamo controllare. Poi che sogno è? È un sogno profondo, dall'una alle tre del mattino, oppure è un sogno lucido? Che onde hai? Le onde teta? O sei già in onde alfa? Come sei andato a letto? Che cosa non... Quindi c'è tutta una serie di informazioni che bisognerebbe prendere intorno per capire che sogno tu hai fatto. Però vero è che i sogni sono una delle principali fonti di comunicazione dei nostri cari. Cosa dove ti devi appigliare? Sempre solo una parola. Anche quando andrete a contattare Sonia Gabaldo, contattatela e abbiate i vostri riscontri. Riscontri, sempre solo riscontri. Non vi fermate mai davanti alle frasi e qui nella luce che ti vuole bene, che ti abbraccia. Basta. Voglio riscontri e i riscontri arrivano. E così anche nei sogni. Questo è il messaggio. Quindi è possibile, ma cerca di avere dei riscontri che poi puoi portare nella realtà. D'altronde i sogni sono principalmente premonitivi. Chi se n'è andato da qui per malattia, al di là non soffre più. Assolutamente no, Giovanna. È la prima regola. Quando io lascio il tuo corpo è la tua macchina. La tua macchina, tu sei dentro la macchina sempre. Tu non hai un'anima, tu sei un'anima che per poterti manifestare in questo mondo tu hai un corpo fisico, la tua vettura. Quando la tua vettura, anche se la tieni bene a 500.000 km, a 130 anni te ne dovrai andare, no? Quindi cosa fai? Porti la tua macchina dallo sfasciacarrozze. Ti frega qualcosa la macchina come ridotta? No, perché tu esci dalla macchina e vai a fare il tuo percorso. Quindi quella carrozza, quel corpo fisico mal ridotto, non hai più nulla. Non solo, ma se tu te ne vai con dolori, morfina, ti senti da Dio immediatamente. È una cosa esplosiva che tu non hai neanche idea. C'è proprio un'esplosione di gioia, che tra l'altro viene poi corroborata dall'arrivo dei nostri amici, i nostri cari e soprattutto quei meravigliosi amici a quattro zampe, dove tu risenti un'altra volta la bella lingua che ti bacia la faccia. Questo è quello che succede. Silver Beach dice che saremo ancora più solidi nel corpo di ora. Puoi spiegare meglio? È un discorso di percezione. Vale a dire che Silver Beach, che è questa entità altissima che ha comunicato nel 1938 con Maurice Barbanel, che era un giornalista francese che aveva queste doti medianiche, praticamente afferma che noi abbiamo un corpo ancora più percettivo di quello che abbiamo adesso, quindi abbiamo capacità di sentire odori, vedere colori, il tatto, molto di più di quello che abbiamo adesso. È qualcosa che si amplifica in un modo per noi indescrivibile. E infatti lui disse che il motivo è che il mondo reale è il loro e non questo.
Questa è una matrix, questo è un campo di prova, questo è un film dove noi abbiamo scelto le prove da passare e quindi le dobbiamo passare, le dobbiamo provare, esaminare, ok? Ma quando torniamo di là ci rendiamo conto immediatamente. Però ricordatevi, ci sono delle regole, certe cose non ce le possono dire, non ce le possono dire, perché sennò il gioco qua si smonta, mi sembra chiaro. Hai una spiegazione per la risurrezione di Gesù? È risorto? Ma io più che dirti che Gesù in 30 anni che faccio queste ricerche, Gesù è arrivato due volte solamente con Sonia Gabaldo ed è stata un'emozione pazzesca, anche perché c'è stata quasi come dire una iniziazione, una presentazione, quasi un inchino di Gesù verso questa ragazza che mi è stata portata. Guardate, non vi sto vendendo niente, non me ne frega niente, non mi interessa. Non mi interessa, lo dico per voi, è un esempio, è qualcosa che va oltre, perché ci aiuta a noi ad avere fiducia, ci aiuta a noi ad andare avanti, ad avere più certezze, e questa è la cosa importante, ci porta in un altro stato mentale, questo è quello che conta, ok? Allora, ciao Marco, io ho perso da 10 anni il mio adorato papà Cataldo, al quale ero e sono tuttora molto legata. Come mai non lo sogno, non mi dà dei segnali della sua presenza accanto a me? Beh, allora, premesso che dovrei conoscerti, sapere la tua vita, chi sei, cosa fai, ma guarda che la maggior parte della gente non sogna le persone care, non è una cosa semplice, anche perché, ripeto, non puoi andare a comando coi sogni, non è che tu schiacci un bottone mentre sogni e arriva la persona, o l'hai sognato o non l'hai sognato, mentre per quanto riguarda i segnali dipende molto da dove vivi, chi sei, che lavoro fai, come vai, che origini hai avuto, che condizionamenti hai vissuto, chi c'è in casa. Sono tanti fattori di ricerca per capire perché. Però scusami, io faccio dei corsi apposta per insegnare le tecniche di contatto con l'aldilà. Partecipa a una di queste tecniche, di questi corsi, li faccio in giro per tutta l'Italia e ti assicuro che ti sorprenderai. Se muori prima dei 21 anni, visto che da 0 a 21 siamo tutti vittime, anche questa età rivivrai lo spinto di chi hai spinto? Assolutamente sì, però è cosa nota che anche i bambini 8, 10, 12 anni, che cosa vuoi vivere? Cioè vivrai un buffetto, vivrai un pizzicottino, vivrai una, che ne so. È cosa nota che i bambini non si fermano un secondo nel bardo, schizzano subito nella terza dimensione, quindi ti dico di sì, ma sai, di gente disgraziata a 17-18 anni ce n'è, eh? Quindi non puoi dire che fino a 21 anni sono tutti, comunque sia, quello che tu hai fatto lo porti avanti, anche perché il concetto di vittima comunque te lo porti tutta la vita se tu non ci lavori. Se tu non ci lavori, continui a ripetere sempre gli stessi errori, come un loop che si ripete, quindi ci dovrai lavorare per venirne fuori. Volevo chiederti se, qual è il percorso per persone che sono suicidate. Bellissima domanda. Bravo Alessandro. Purtroppo 4 anni fa mio fratello si è tolto la vita. Allora, la risposta la diamo su due fronti. La prima è che potrebbe essere il disegno stesso animico, quindi la vita di questa persona prevedeva la fine anticipata del suo percorso. Perché? Perché poi c'è suicidio e suicidio, attenzione. Potrebbe essere il primo fattore in virtù degli altri, ovvero io mi suicidio, quindi rientro prima perché voi dovete evolvervi, crescere, comprendere, dolore, e quindi il mio ruolo è rivolto alle persone che mi stanno intorno. Secondo motivo, non sono riuscito a passare quella prova che mi ero preposto di passare. Questo è un altro meccanismo. Di là non succede assolutamente nulla, non c'è la condanna del suicida, ma sicuramente dovrà ripetere questo tipo di esperienza. Terza situazione, c'è suicidio e suicidio, perché un Robin Williams è suicidato, ma aveva una malattia che dava delle modalità autodistruttive dentro la malattia stessa che aveva. Quindi non è lui che si è suicidato, ma è la malattia che l'ha portato a suicidare. Così quella persona sdraiata, portata in Svizzera a togliersi la vita, perché comunque dopo aver passato X anni, la mia prova l'ho passata e adesso vi ringrazio e me ne torno a casa. Quindi c'è suicidio e suicidio. Vero è che comunque le persone che si suicidano per depressione, c'è una corresponsabilità, dal mio punto di vista, genitoriale, familiare e di epigenetica, ma anche qui non possiamo parlarne. Vorrei chiederti per quale motivo, secondo lei, i medium difficilmente identificano per nome e cognome disincarnati dinanzi ai propri cari. Questo accade molto spesso perché
ogni medium ha le sue facoltà e modalità. È come se fossero tante radio, no? Che riescono a sintonizzarsi con le onde di queste persone. Se io però mi sintonizzo e sento un po' gracchiare, non riesco a capire e percepire tutto. Se invece ho un contatto nitido, io sento e percepisco tutto. Per esempio Sonia Gabaldo va oltre, a parte che vede i vivi e quelli di là, li vede tutti, ma va oltre perché ha una visione nitida, perché le è stato donato questo, perché ognuno ha dei doni. Diciamo che queste persone non è che siano degli alieni, tutti abbiamo questi doni, solo che a seconda del nostro grado evolutivo li possiamo o meno sviluppare, capito? Quando faccio questi corsi in giro, c'è la gente, ci sono certe persone che mi dicono: guardi, sono venuto qua, però non è mai successo niente. E poi accadono dei fatti pazzeschi che loro canalizzano e si sorprendono, si mettono a piangere, perché in effetti se uno si mette, ci riesce poi alla fine. Vedete, sapete qual è il punto fondamentale? Credeteci, l'ha detto prima Sonia, credeteci. Non io per credere ho bisogno di vedere. Prima credi, poi vedrai. Prima credi, poi vedrai. Io ho perso mia figlia, perché mi dovrei evolvere con il dolore? Perché il dolore purtroppo è l'unica forma di evoluzione. È molto difficile riuscire a evolversi con la gioia, la felicità. Anzi, noi conosciamo la parola gioia e felicità proprio perché esiste il suo opposto, che è la tristezza e il dolore. Quindi l'organizzazione di questa vita è passata attraverso vari tipologie di dolore: dolore fisico, dolore emozionale, dolore mentale, mancanza di libertà. Sono tutte sperimentazioni che tra l'altro noi abbiamo scelto animicamente. Lo so che è una cosa dura da dire, però molto ovviamente questa madre si è già vista con sua figlia anima dall'altra parte e si sono messe d'accordo. Quindi il perché, anche se per me è qualcosa di terribile, io ho un bambino di 6 anni e uno di 3 e mezzo, non oso neanche immaginare che cosa sia questa prova, che è la prova. Quindi io posso dire che questa donna che mi ha scritto, per me, dal mio punto di vista di ricerca, è un'anima antica, è un'anima alla fine del suo percorso, un'anima intelica, perché arrivare a passare queste ultime prove deve aver già passato tutte le altre prima. Quindi lei è arrivata alla fine del suo percorso e deve affrontare quelle più spietate, che è quella di perdere una figlia, perché nessuno vorrebbe perdere una figlia. Io le chiamo mamme orfane. L'ordine delle cose prevede che tu prima perdi i genitori, non che perdi chi sta dopo di te e che era dentro di te e che è la tua vita. E quindi questo è, io questa è la risposta che ti posso dare. Marco, è vero che chi si suicida quando si rincarnerà avrà problemi di salute fisici, tipo paraplegico, eccetera? Oddio, no! Attenzione, è chi si suicida che ha compiuto karmicamente delle azioni terribili, allora dovrà rinascere per alleggerire il suo peso karmico. Allora sì che accadrà questo. Vuol dire che io, per riequilibrare il mio peso karmico, avrò purtroppo delle vite, magari non solo una, due, tre, a seconda del peso karmico che ho, di veramente di sofferenza. Allora sì, questo sì. Quindi può essere una persona che, facciamo un esempio di uno che spara il femminicidio e poi si ammazza. Ecco, questa persona sì che dovrà, quello che dice Savia è quello che dovrà rinascere con questo tipo di destino, assolutamente sì, perché un'anima dovrebbe scegliere di reincarnarsi in una vita di dolore, perché, ripeto un'altra volta, questa è la regola del gioco, questa è il bisogno di evolversi, non ci sono altre vie, non esiste, poi passate un passo indietro, non esiste una vita solo di gioia, ma lo volete capire o no? Non esiste per nessuno, neanche per il miliardario. Non esiste. Guardate anche casi eclatanti, da Edoardo Agnelli a Giovannino Agnelli, Steve Jobs, ce ne volete quanti volete, non sono i soldi. Ognuno ha la sua quota di dolore e di gioia, quindi il dolore è per tutti. Poi c'è una gradazione di dolore, ovviamente. Ci si può reincarnare nello stesso corpo, a 39 anni ho avuto una trombosi al cervello che mi ha atrofizzato i nervi ottici, ero in pericolo di vita, ma sapevo che non era il mio momento. Io non ho molto capito questa domanda. Scusate Silvana, so che sei una mia accanita fan, ma non ho capito in italiano questa domanda, mi spiace. Allora, ma secondo te un'anima disincarnata può voler smettere? E se si può farlo? Ma che domanda è questa? E questo è un sentimento che appartiene soltanto agli incarnati? Grazie. Ma che domanda è? Come puoi pensare che un'anima disincarnata voglia interrompere di esistere? È un concetto umano che non sta proprio, non è neanche c'è una cosa che questa mi mancava. Ma voi avete una fantasia che va oltre. Ma siete una cosa spettacolare, che un'anima di là voglia interrompere la sua esistenza. Ma come potete dire una cosa del genere?
Non esiste l'esistenza, esiste un ordine divino. Noi siamo esseri immortali, infiniti. Come potete dire interrompere l'esistenza? Sono tutte questioni umane, ma questa, ti assicuro, in 30 anni è la prima volta. Ti ringrazio perché me lo ricorderò. Se un'anima di là vorrebbe abbandonare la sua esistenza, mi mancava. Ma come rapportiamo questi tempi che consideresti per non perdere la strada giusta? Ma guarda, io, scusami, chi sei? Manuela, io ho una visione diversa di questi tempi. Quindi io vado controcorrente, per me questi sono tempi strepitosi, perché vedi, la gente c'ha poca memoria, poi sono già le 22.05, dobbiamo chiudere. La gente, però io vorrei chiudere con un piccolo regalo, quindi non scappate, eh? È un regalo che vi voglio fare. La gente ha la memoria corta, perché se noi ci giriamo indietro di 100 anni, e 100 anni è un battito di ciglia della Terra, guardate come stavano, Prima Guerra Mondiale, una vera pestilenza, la spagnola che ha fatto una roba allucinante, non c'erano i godimenti che c'erano oggi, macchine, cellulari, cinema, mangiare, pizze, non c'era niente, e guardate come stavano. Quindi noi stiamo alla grande oggi, anche con quello che abbiamo passato. Perché? Perché quello che abbiamo passato comunque ha fatto una selezione naturale, ha creato dei nuovi risvegliati, ha creato dei risvegli animici enormi. Sono cresciute e cresceranno sempre di più, avverranno fatti pazzeschi in virtù di quello che è accaduto. È qui che passa il risveglio, come sempre passa col dolore, come sempre passa col sacrificio, non può passare in modo diverso. Quindi per me noi stiamo vivendo un'epoca pazzesca, enorme, che è custodita dal Conte Saint-Germain, era dell'acquario, era del risveglio. Quindi prendiamoci per mano e non molliamo e andiamo avanti e sorridiamo. Ricordatevi sempre di sorridere e non vi lamentate, perché lamentarvi vi abbassa le vostre frequenze e allora sarà molto difficile che entrate in contatto con gli altri. Finita l'evoluzione, cosa succede? Grazie. Si arriva a uno stadio che si chiama quarto cielo. Il quarto cielo è un altro mondo dove si vanno a fare altre conoscenze che oggi non abbiamo, perché l'aldilà è qua intorno, non è in un altro mondo fuori dalla Terra. Quindi noi cominceremo a visitare altri mondi e cominceremo dal quinto cielo a conoscere tutti i segreti della materia, della forma e dell'universo stesso al quinto cielo. Quindi vedete, è tutto un percorso. Oggi noi siamo qua e continuiamo a essere qua in una dimensione diversa, ma siamo sempre qua, senza perdere mai la coscienza del sé, che è l'unica cosa che a me interessa. A voi non interessa? Io non voglio perdere la coscienza del sé. Basta. E questo, tra l'altro, viene scoperto anche dalla scienza. Andatevi a leggere Robert Lanza, quarto scienziato più importante del mondo, col suo biocentrismo, e oltre biocentrismo la scienza ci sta arrivando. Voi non avete idea di cosa sta succedendo in giro su questa ricerca. Ci sono centri finanziati che fanno queste ricerche pazzesche su quello che è veramente le prove tangibili dell'esistenza di una vita dopo la vita. Io le ho trovate e io ve le porto tutte le volte. Chi viene con me ai corsi cambia da così a così, vi assicuro che viene gente molto scettica, molto. Però ovviamente sono io, ci vorrebbero tanti che facessero lo stesso mestiere al posto magari di qualcuno che invece purtroppo, dico purtroppo, ma poi è importante, attenzione, non è che voglio diminuire, però tante persone non gli basta la fede, vuole altro, e quindi non possiamo fermarci solamente alla fede. La gente non ce la fa in certe situazioni, come le mamme orfane, non ce la fa, e quindi ha bisogno di altri riscontri. Questo è il messaggio. Bene, adesso io voglio lasciarvi con un piccolo regalo, sempre chi la vuole fare, è una meditazione di pochi minuti, ma che ho preparato per voi, proprio per, come dire, lasciare questa diretta in modo bello, in modo soffice, in modo dolce, in modo carino. E quindi vi regalo questa meditazione. Se volete farla, avete una cuffia attaccata al cellulare, o avete un computer, cercate, adesso alzatevi se siete su un divano, siete dove volete, se potete, mettetevi distesi, con una luce spenta o soffusa, rilassati, a occhi chiusi, in modo proprio, come dire, in modo sereno proprio, e cercate di trovare voi stessi. Io vi saluto, vi ripeto ancora una volta, cercatemi su marcocesaticassin.com, cercatemi su Telegram, canale pubblico. Sono contento questa sera di avervi presentato Sonia Gabaldo, è la sua prima volta, non sarà l'ultima, e tutto questo sempre per il bene, a fin di bene, con la luce, con l'amore. Buona meditazione a tutti,
Ciao a tutti, per i miei amici di Telegram, ci vediamo domattina alle ore 7 col mio vocale. Ciao a tutti e grazie di essere stati qua con me. Vai con la meditazione. Da sola, con tutta te stessa, abbandonando ogni problema logico, razionale della tua vita quotidiana. Rilassati, chiudi i tuoi occhi, respira profondamente, con calma, ascolta tutto il tuo corpo. Percorri il tuo corpo fino alla punta dei piedi. Rilassati completamente. Parla ai miliardi e miliardi di cellule che compongono il tuo corpo, che è il tuo santuario. Dille: ciao, come state? Lavorate bene per me, fatemi stare bene. Io sono una partecipazione di questo universo e me ne rendo conto. Non esiste nessuno come me in tutto l'universo. Io sono unica. Lasciati andare. Abbandona. Lascia andare. Ascolta solo il battito del tuo cuore. Ogni forma di vita è una magnifica illusione. È un gioco di energie di cui non vi è assolutamente nulla per cui bisogna avere paura. Lasciati andare, liberati. Lascia andare il tuo ego, i tuoi rancori, le tue soddisfazioni. Ascoltati, sei un essere unico, speciale, questo lo devi sapere solo tu, non gli altri. Sii consapevole di ciò che sei veramente. Osserva ciò che è e basta, e non essere mai assente con la tua mente.
respira profondo. Fai i tuoi viaggi. Sii leggera. Penetra nell'esistenza pura. Esci dal tempo. Emana amore. Niente altro che amore. Amati. Amati. Rispettati. C'è un tempo e un luogo giusto perché qualsiasi cosa abbia principio ma anche fine. Ognuno di noi ha uno scopo e io ho il mio.